si è spento Lando Buzzanca. A confermare la notizia della morte dell'attore è stato il figlio Massimiliano. Buzzanca, 87 anni, è morto al Policlinico Gemelli di Roma, dove da tempo era ricoverato. Un ricovero che era stato oggetto di numerose polemiche tra l'ultima compagna dell'attore, il medico e il figlio. Massimiliano, nel dare la notizia della morte del padre, ha spiegato che Lando aveva avuto la febbre nei giorni scorsi. Poi era sembrato migliorare, salvo poi avere ancora una ricaduta. Negli ultimi due giorni, infatti, secondo quanto riferito da Massimiliano, il padre era più affaticato, ma desideroso di dirgli qualcosa, come se ad un tratto lo avesse riconosciuto. Ed invece, poche ore fa, ecco arrivare il tragico epilogo. Ricordiamo che solo poche settimane fa, Lando Buzzanca era stato dimesso dal Gemelli per essere trasferito in una clinica di riabilitazione. L'attore, secondo quanto riportato dal figlio, soffriva da tempo di una grave demenza senile, tanto che ormai non riconosceva più nemmeno i suoi stessi figli. In questi mesi, le condizioni di salute di Lando Buzzanca erano state oggetto di molte polemiche. In TV e sui giornali, era stata tirata in ballo la RSA, dove nei mesi scorsi era stato ricoverato. Secondo il suo medico curante, dallo scorso aprile, Buzzanca avrebbe avuto un vero e proprio declino. Secondo questo medico, infatti, l'attore ultimamente era diventato scheletrico ed era sfinito. Di questo stato, il medico aveva accusato senza tanti giri di parole proprio la RSA. Dopo queste dichiarazioni, era intervenuto pubblicamente il figlio Massimiliano, il quale aveva assicurato che le condizioni del padre erano stazionarie. Secondo le sue parole, il padre era tornato a mangiare e aveva cominciato pure a riprendere peso. Si era poi scagliato contro questo medico e contro l'ultima compagna del padre. Questo succedeva a fine novembre. Ora, ad una settimana esatta dal Natale, Lando Buzzanca ci ha lasciati. Ma chi è Lando Buzzanca? Nato nel 1935 a Palermo, Lando non è stato solo un attore, ma pure un cantante. A 17 anni, aveva lasciato la Sicilia per trasferirsi a Roma, dove aveva iniziato a frequentare i corsi di recitazione. Aveva fatto il suo debutto in teatro e poi al cinema. Il successo lo ha ottenuto con la commedia all'italiana degli anni 60 e 70. Ricordiamo la pellicola Il Merlo Maschio, girata nel 1971, con la regia di Pasquale Festa Campanile. Al cinema lo si è visto sino agli anni 2000. Tra i suoi ultimi film, ricordiamo I Viceré, del 2007, per il quale vinse il Globo d'Oro al miglior attore. Nel 2016, ha partecipato pure a Ballando con le Stelle. Insomma, un artista con la A maiuscola. Che altro dire? Buon viaggio, Lando. Riposa in pace. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.